Ragazzi, a questo punto io sono molto tentato da fare la tomba dell'assassino di Firenze. Ma non perché me la voglia togliere dalle scatole, semplicemente perché non so, ma mi incuriosisce alquanto. E vorrei cominciare anche il prima possibile, sinceramente, a cominciare a raccogliere l'armatura di Altair, tutti i pezzi. Allora, interagiamo così. Che poi si poteva entrare anche dal portone principale, però vabbè. C'è da scalare tutta la cappella dei Brunelleschi. Mamma mia. Di grazia, state lontani dalle opere d'arte sulle pareti. E quando i tuoi uomini affrescano, fai in modo che non profanino le sacre reliquie nella lanterna lassù. Sono i manufatti più... Spiegatelo agli attivisti bastardi, figli di una mignotta, che ci vanno oggi. Spiegatelo a loro questo. Forza, ci voglio proprio vedere. Questi bastardi che imbrattano le cose senza arte né parte proprio. Ok, beh, il punto di primo accesso mi sembra anche piuttosto chiaro. Il segreto del Duomo. E fu così che Ezio salì. Trova il sarcofago, dammi tempo. Anyway, primo step fatto. Non vorrei essere nella merda qui, sapete? No, non sono nella merda, ok. Was just an illusion. E uno se ne va. Un punto di appiglio. Per poter poi risalire. Bene. Ora ho un modo di risalire in caso di caduta. Non è che lo devi applicare subito, eh. Bene. Deduco che non si possa... Stai buono. Ripeto. Deduco che non si possa saltare di lì, però si può saltare di qua. Quindi, uno, due, tre, quattro. Ottimo. E si arriva. Perfetto. Ma anche a me l'audio pare in ritardo. A me pare molto in ritardo l'audio, ragazzi. Mi pare molto in ritardo. Scusate, eh. No, vabbè, per fortuna il mio audio non è in ritardo, solo quello del gioco, però... Finché si deve appendere cose simili, è anche sopportabile la cosa. Il problema possono essere le cose successive a creare problemi. Ok. E due se ne vanno. Merda. Adesso si fa molto tosta. Ma noi ci arriveremo, non vi preoccupate. Intanto, così. Godetevelo Assassin's Creed 2, perché dal 3, ragazzi,
Ci saranno gli obiettivi, la sincronizzazione totale. E sarà un bel dito nel culo, preparatevi, perché di lì in poi si ride. Tipo quando dirà: completa la missione in 8 minuti. E tu lì, buona. Anche perché, boh, a me piace rendere le cose molto narrative, prendermela con calma, spiegare le cose, no? Romanzarle anche. E invece completo la missione in 8 minuti, come a GTA, che non ho mai fatto l'obiettivo tempo. E non è che lo faccio perché sono scarso, cioè sì, in realtà sono scarso, però in realtà a me piace anche un po' perdermi dietro le cose. È una caratteristica che ho sempre avuto quando ho fatto gameplay, piuttosto che andare di fretta e non far capire una mazza a nessuno. Qua se casco sono semplicemente morto. Quindi di qui si va di qua. È nettamente in ritardo l'audio, ragazzi. Almeno un secondo. No, forse meno, però comunque in ritardo. Bravo, Eziolino. Che poi in realtà Eziolino è Ezio Capuano, però noi prendiamo in prestito il nome con richiesta ufficiale. Donna, c'ho le vertigini solo a giocarlo. Cioè, già io soffro di vertigini anche sulla scala Pioli. Cioè, io morirei. Ma morirei proprio. Mamma mia. Che tra l'altro una volta mi è anche capitato di cascare. È stato bruttissimo. Girati. Che vabbè, punto di controllo l'abbiamo raggiunto. E qualsiasi cosa succede adesso, siamo col culo parato. Ok. Bravissimo, Ezio. Ah sì, vero, ricordo. Ste cose Altair non le faceva, eh. Adesso ti tiri su. Ti appendi. Vai dentro. E vai su. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, prima di spulciare la chiave, il sigillo, quello che è, spulciamo i tesori, perché questi sono molto, molto buoni, molto golosi. Comunque si vede, è in ritardo l'audio. Un secondo, no, esagerato, però mezzo tutto, già detto. Preso. E l'uscita è esattamente qui, dalla finestra. Buono. 1250 fiorini, sti cazzi. Riportaci a Firenze, vai.